Siamo con Sandra Zampa, senatrice PD, ex sottosegretaria alla salute. Oggi si parla delle responsabilità dello Stato, sul debito della sanità calabrese attraverso la presentazione di un libro. Beh, non solo sul debito, si parla delle responsabilità di un sistema che secondo me non è soltanto lo Stato, naturalmente, ma certamente, a meno che nello Stato non si intenda, diciamo, lo Stato in tutte le sue articolazioni, quindi anche territoriali, è un sistema in cui un groviglio di interessi che si vede, di interessi, inadempienze, omissioni, hanno alla fine prodotto un disastro di dimensioni molto importanti, ma soprattutto sta mettendo in discussione un sacrosanto diritto che è quello alla salute. Non dovrebbero esistere cittadini di serie A, B e C. Questo libro testimonia e documenta, anche questo diciamo che è il pregio di questo libro, il fatto che documenta ed è inoppugnabile in una serie di passaggi, poi magari ci potrebbe essere qualche dettaglio su cui si può anche non essere d'accordo, ma documenta il cosa non ha funzionato e continua a non funzionare. Quindi io credo che sia un libro importante che va letto e di cui il decisore politico, a cominciare dal Presidente della Regione Calabria, deve assolutamente prendere atto e da lì muovere un piano per il cambiamento.